il fatto stesso che abbiamo messo il container e che vuol dire ci siamo, ci stiamo, ci rimarremo. Così parlò nel maggio scorso Roberto Minicucci. Più che una condanna, sembravano un premio le parole del numero uno di Poste Italiane in Calabria a proposito di come la società eroga il servizio a San Ferdinando. Una concessione tranquillizzante e transitoria, questa di piccioli e bollettini movimentati nel guscio di metallo, che però oggi appare anche un gioco di prestigio. Ufficio postale dov'è? Quell'albero. Dove? All'albero. Ma e prima dov'era la posta? Prima era qua sotto il comune. L'ufficio postale nel container c'è ancora, trasferito da un angolo all'altro della stessa piazza, che sta per diventare un cantiere per la nuova pavimentazione. Ma siccome il prefabbricato con la cassaforte si è ingrandito e il comune ha permesso a lacci che lasciano segni per sempre, l'impressione è che il premio del container diventi a vita. È pure per gli utenti. Per più no. Vogliamo troppo poi. Il disorientamento dei cittadini, che almeno ora possono sedersi se non soffrono di claustrofobia e se ne vanno, è tanto, anche perché mai pensavano che il container, simbolo dell'economia miracolosa del porto, si trasformasse in una prigione del disservizio. Mai ci dobbiamo rassegnare al container, ogni cosa dobbiamo andare a Gioia, a Rosarno, almeno che mettono banco posto là. Ma a San Ferdinando Poste fa rime con disordine definitivo anche in un'altra piazza. È chiusa una strada pure, abbandonata a se stessa. È dal novembre dello scorso anno che questo angolo di piazza è sequestrato. Dalla tragedia che costò la vita ad una donna che andava alla posta e per la caduta di un balcone, aperta un'indagine e calcinacci diventati corpo del reato. A distanza di quasi un anno non si possono rimuovere, così parlò la procura. Una sentenza amara come quella della posta nel container. Agostino Pantano per la CNews 24.